Buongiorno amici elettori ed elettrici della Costa d'Amalfi, della provincia di Salerno, e anche di tutta la Campania, perché questo messaggio di oggi credo che interessi tutti i cittadini della regione Campania. Non si può costruire consenso sulla paura. Dalla regione Campania, con Caldoro presidente, investiremo sulla clinica. Curare, non impaurire. È questo virus che si diffonde, ed è una cosa ovvia, ma che è meno patogeno, e significa che noi possiamo sconfiggere, lo sconfiggiamo, e potremo restituire la libertà e far sì che la scuola sia quella scuola senza mascherine per i bambini, senza limitazioni, e guardare con fiducia e non con terrore. Ecco allora, un voto per Caldoro, un voto alla lista Caldoro presidente. Se volete esprimere una preferenza anche a me, scrivendo Vitaliano nella lista Caldoro presidente, bene dalla regione, noi investiremo sulla sanità vera, investiremo sulla clinica, sui giovani medici, creando e potenziando strumenti che fortificano il sistema immunitario. E questa la risposta al Covid. È la salute che va fortificata, non i lanciafiamme, non le maschere, la paura e le distanze. Quindi noi ci siamo, con coraggio, senza paura, e sappiate che la vostra paura eccessiva qualcuno la fomenta, perché così ha consensi che altrimenti non avrebbe. Perché la sanità con liste di attesa che voi sapete, la sanità con impiegati che voi vedete, la sanità di ritardi, la sanità che costringe i giovani medici ad emigrare dalla regione Campania, questa sanità a bilancio conclusivo di De Luca non avrebbe manco un quarto delle possibilità che oggi lui pensa di avere in campo. Vorrei che questo messaggio arrivasse in ogni casa, vorrei che questo messaggio tutti avessero possibilità di sentirlo. E allora voi che potete vedere questa immagine, una cortesia vi chiedo: fatelo girare il più possibile su tutti i social, su tutti i vostri mezzi di comunicazione, parlatene dovunque, comunque, discutete, perché non è detta l'ultima parola, la parola che costringerebbe la sanità della regione Campania a continuare com'è non è ancora scritta. La storia la scrivete voi.